lavoro. E adesso è il turno della nostra Giulia, il momento più atteso di questa puntata. Giulia, allora hai una grandissima responsabilità. Qualche giorno fa ti abbiamo Va bene. nominata Sipontina Doc 2020, quindi adesso da premiata hai l'onore e l'onere di annunciare il vincitore della sezione Nuove Proposte del Sipontino. E ringraziamo i quattro artisti, sono arrivati davvero una marea di voti, segno che ci sono tanti talenti e come redazione abbiamo deciso di riproporre quanto prima questo contest, magari live, per dare spazio ai tanti manfredoniani e ai tanti cittadini di questo territorio che hanno talento. Vai Giulia, il vincitore Allora, 2021. premetto con il fatto che in questo momento mi sento Amadeus, e ora Beh. quarta con il dire. Dai, Allora, il faccela, vincitore. faccela come la farebbe Amadeus, con una busta Ah, se c'è. prima Dai, si mette però. così. Il Vai. vincitore di quest'anno, no, del Festival del Sipontino è. Pazzesca. Amon con Forever! Bravissima. E parte. Brava Giulia. Brava Un Giulia. poco a te quando la domenica mattina mi fa tutto schifo. Quando cerco di cambiare vita e aggiorno il mio profilo. Migliorerò, farò per me quel che nessuno ha fatto mai per te. Mi difendo, scavalcando muri, asciugando i tuoi baci amari, inseguendo un'idea d'amore che non muore senza le parole. Mi difendo dietro la tua porta anche quando. Tornare, tu continui a dirmi solo parolacce. A volte credo che la vita, sai, ce l'abbia con me. Passo in bianco, non s'attacce. Cercando di trovare un senso, forse un senso non c'è. Non ho risposta alle domande, ma so di non aver paura se saltiamo insieme. C'è distanza troppo grande, dovresti prendere. Partirò ad Amsterdam, fumeremo in camera, bruceremo come hash, tu mi dai la carica. Oggi sei lunatica, com'è la Roma magica. So, se stare lontani servirà per me, però con te ho imparato a crescere. Tu sei una regina, io sono il tuo re. Non lo so, ci sarà un domani, sì, ma per noi due. Mi dici Ciao a ti amo, ma tutti. sei per le tue. Guarderemo tutto su da un attico. Eccoli qui i voti. Featuring Ema con Forever e abbiamo Amon con Ciao a noi. tutti. Bentornato Allora, una bella Amon e soddisfazione. complimenti. Ciao, grazie mille a tutti, grazie, voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno votato e ringrazio anche tutti quanti i concorrenti che hanno partecipato. Sono stati, secondo me, tutti i pezzi sono molto belli, li ho ascoltati tutti, quindi ringrazio il Sipontino per averci dato questa opportunità. E grazie per la premiazione di Giulia Scarano. Giulia, vuoi dire qualcosa al vincitore? Niente, complimenti per la canzone, è molto bella, l'ho sentita. I miei complimenti. Grazie. C'è anche questo Evviva la gioventù! batterismo, ecco, e viva la gioventù. Quali sono i prossimi progetti, Amon? Insomma, speriamo di portarti fortuna. Questo sia il primo di tantissimi riconoscimenti importanti. Sicuramente contiamo insomma di affermarci nel nostro genere musicale, di portare visibilità il più possibile a Manfredonia perché reputo che è un paese che può dare tanto, è un paese molto bello, non ha nulla di meno a un altro paese, quindi cercheremo di dare il più visibilità possibile. Io ovviamente nel mio piccolo, tramite i miei videoclip, cerco di valorizzare il più possibile Manfredonia. Cercherò di farlo, insomma, sempre più e di rendere orgogliosi tutti i miei compaesani.
Qui ci sono due talenti, bravo. Speriamo che si possa fare anche una collaborazione, chissà, noi la lanciamo lì. Magari. Sono così bravi. Allora Matteo, noi siamo molto contenti di ospitare Amon che ha vinto questo concorso e tu come direttore responsabile. I complimenti vanno anche agli altri tre concorrenti perché Felice, sì, certamente. Senza togliere nulla, però questi quattro pezzi lanciati dal nostro contest fanno presa, più di qualche pezzo di Sanremo dei Big, nelle melodie qualcosa resta, sono un po' più orecchiabili. Sono bravissimi, io spero, lo dico, come dire, io sono un ospite del Sipontino, spero che Maria Teresa e Matteo, che sono proprio le colonne di questo giornale, diano spazio al vincitore, ma anche agli altri concorrenti, perché sono stati davvero molto molto bravi. Quindi davvero congratulazioni e in bocca al lupo per tutto ad Amon e agli altri. Grazie di cuore. Agli altri concorrenti di questo contest. Ci vediamo presto. Grazie. Allora Amon, in bocca al lupo. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Allora, concludiamo un po' con Giulia, eccola qui che la vediamo nello schermo grande. Io ti volevo chiedere un po' di curiosità sui look, cosa hai visto, cosa hai percepito, cosa ti è piaciuto, cosa invece non ti è piaciuto. Ok, allora a me piacciono di Sanremo sempre. Sì, sempre di Sanremo. Allora a me piacciono un sacco le cose particolari, quindi quando vedo tipo Achille Lauro io esco pazza, con tutti quei vestiti grandi, colorati, quando si è presentato Fiorello con il mantello pieno di rose, io sono impazzita, mi piacciono un sacco questi qua, cioè a me non piace una persona normale che si presenta con maglietta e pantalone, cioè uno se va a Sanremo deve fare show ed è bellissimo, come Achille Lauro, come si è presentato Fiorello, insomma mi piacciono molto i performer. E una signora come Oretta Berti ti piace? Ah, Oretta Berti nel mio cuoricino, cioè è la nuova Sirenetta, ce ne vogliamo parlare, io l'adoro. Tu adori invece delle donne che si sono avvicendate sul palco, perché tu, noi dobbiamo dire che Giulia nel collegio ha anche molto spesso, come dire, declinato delle pillole di femminismo 2.0, vero? Ad esempio che le donne non devono... Vai, mi piace molto come si è presentata Elodie, perché ha fatto quello grande show, tipo Ariana Grande, Lady Gaga... non è potuta venire tipo Ariana Grande, è venuta lì però e mi è piaciuto un sacco tutto quel miscuglio di canzoni molto 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 bello per quanto riguarda le donne. Fiorello invece, tu che sei così ironica, divertente, ti piacerebbe sempre fare qualcosa con lui? Secondo me è l'anima della festa, cioè alla fine se non ci fosse stato lui ci sarebbe stata una pacchia, invece ogni volta con le battute, con le cose divertenti, ha messo anima a questo festival, mi è piaciuto un sacco. Il festival, hai ragione Giulia, perché lì è anche complicato condurre perché un festival. Perché non vedere nessuno davanti a noi, è molto brutto, perché noi dalla televisione non ci cambia niente, ma allora è brutto per non tenere nessuno davanti. Poi sono inventati questa cosa dei palloncini che mi è piaciuto un sacco. Giulia, secondo te è stato giusto fare questo Sanremo? Abbiamo passato questi 5 giorni pensando ad altro. Tu hai avuto quella piccola esperienza sì, sì. Al collegio, nel mondo della TV. Secondo te è giusto aver fatto Sanremo e aver dato 5 giorni di spensieratezza? Secondo me è giustissimo, perché neanche il Covid ci deve fermare dalla nostra vita. Si prendono le giuste precauzioni e si deve andare avanti. Tu sei positiva, insomma. Sì, molto, molto. Vogliamo concludere con una cosa squisitamente pugliese, ci ripeti la teorizzazione tua del caciocavallo, e dato che siamo anche in orario di cena. Un attimo. Lo va a prendere. Questo è il colpo di teatro. L'ha dissequestrato. L'ha dissequestrato alla signora governante, vabbè, questo è l'estro di Mascherano. Ecco. Allora, con questo qua, questo e questo... Questi sono quelli, io ne avevo tipo 2 o 3, ma non finito. Ti dico, che come ho detto al collegio, come si dice a Manfredonia, sono la morte loro. E questa frase è passata nella storia. Nella storia. È la Puglia del tuo corazon, giusto? L'altro tuo slogan. Sì, slogan. Sì. Giulia, tu sei brava, sei spontanea, però i complimenti io te li faccio anche perché... Hai portato veramente alto il nome di Manfredonia, nel senso che hai fatto girare tanto il nome di Manfredonia negli ultimi mesi. E quindi sì. Adesso sì, il tuo nome è collegato alla nostra città, che e la gente si incuriosisce, dice: ah, Manfredonia, Giulia Scarano, dove si trova Manfredonia? E per noi è una cosa bella, ci hai fatto pubblicità. Sì. Se lo merita, se lo merita. La nostra regina è brava Giulia.
Grazie a Giulia Scarano. E a tutti. Ciao Giulia. A presto.